Ciao ragazze, oggi vi farò vedere come fare un make-up fantastico. Ragazze, non spaventatevi, ma questa è la mia faccia appena svegliata la mattina. Sono un disastro, un mostro, un sedere di un babbuino dopo un incidente autostradale a Chernobyl. Prima di tutto dobbiamo far sembrare più piccoli i pori della faccia, perché alcuni pori sono troppo grandi e ci rendono brutte. Per fare questo mettete un primer. Io uso questo della Capsule Corporation Professional. Ecco, mettetelo dove i pori sono più grandi, non dove sono già piccoli o diventeranno microscopici, e non potrete più sprezzare felicità da tutti i pori, ma solo da alcuni. Bene, ora correggiamo le discromie del viso. Per fare questo prendete la vostra palette di colori, selezionate con lo strumento contagocce quello che vi serve e applicatelo sul viso. Tipo, io qui ho una discromia contagiosa di rosso e quindi userò del blu per compensare. Così fa tipo tramonto e ci sta di più. Metto anche un po' di giallo. Ok, andiamo di fondotinta. Io uso il fondotinta coprente della Edilcemento Professional. Questo qui. Mettiamolo su un po' tutta la faccia. Lo spalmo col pennello. Ora vado a illuminare il viso col correttore Keluch Professional per correggere le luci della faccia. E vado a sfumare con una Beauty Blender, che è una spugna. Se volete, voi potete anche aprire un po' di più la persiana, l'effetto è uguale. Eccola. Mettiamo anche un po' di cipria bianca. Non so bene a cosa serva, ma la mettono tutte. Io uso la cipria No Respire Professional e la spolvero in faccia con un pennello. Andiamo a esaltare un po' il naso, soprattutto a me che non ce l'ho, non so perché. Prendiamo di nuovo la nostra palette per il contouring, perché è importantissimo fare il contouring alla faccia, e lo evidenziamo con un pennello. Perfetto! Ora diamo un effetto abbronzato e baciato dal sole. Prendo un po' di terra bruciata, io uso Kavlashat Fornaces Professional, e la metto in faccia con un pennello. Passiamo agli occhi. Gli occhi sono lo specchio dell'anima, non è vero ragazze? Quindi, aiutandovi con uno specchio, mettiamo un po' di ombretto sopra gli occhi. Attenti a non metterlo dentro, che poi brucia. Io ho scelto un colore terra di marrone scuro della Pandat Professional. Allungo anche le ciglia con l'eyeliner della Ryanair Professional e le correggo con un po' di matita nera della Giotto Professional. In ultimo metto del mascara per evidenziare le ciglia, così si capisce subito dove sono. Per finire, amiche mie, esaltiamo le labbra. Non abbiate paura di essere troppo sensuali. Io uso il rossetto della Border Now Professional e ne metto in quantità abbondanti per creare un trucco molto passionale. Eccola! Bene ragazze, il trucco è finito. Ora sono pronta per andare al funerale. Se vi è piaciuto il video, mettete like e iscrivetevi. Se non vi è piaciuto, andate via.